vicenda. Sì, perché allora c'era il sogno americano, quindi ognuno partiva, molti ragazzi partivano per l'America, nella speranza di fare fortuna, che non è che tutti facessero fortuna, perché poi andando in America, anche lì, la maggior parte veniva sfruttata anche dagli italiani stessi. E quindi mandava quasi nulla a casa e spesso non ritornavano più. E quindi avevano lasciato la moglie, i figli e questi rimanevano soli. Quando rimanevano soli, tornando a quel discorso, diventava preda. Infatti, qui proprio nel romanzo, la donna, la quale scaturisce molto del delitto. E diventa preda di Don Ciccillo, il quale la vuole come amante e se la prende, se la porta in una sua proprietà e lì inizia per esempio il rispetto verso la donna di Don Ciccillo. Prima era in un modo, adesso è la donna di Don Ciccillo e nessuno la deve toccare. Donna inteso non come moglie, come, sempre come mantenuta, se vogliamo usare Qualunque, questa sì, ma espressione. qualunque fosse la proprietà di Don Ciccillo, quindi doveva essere rispettata. Una Quando sorta di poligamia di fatto, diciamo. poligamia di fatto, e se rispetto un cane può padroni. E quindi voglio dire, succede, possiamo svelare solo questo dettaglio per capire poi come si dipana tutta la vicenda. La donna in questione era fidanzata con un amico della vittima, di Guglielmo Iorzo. C'era anche una simpatia tra di loro, per la verità. Era moglie, Perché? lui la raccomandò l'amico Sì. andandosene in America e poi non fece più ritorno. Sì, il marito della Sì, signora. Iozzo partì a fare il servizio militare e quindi quando ritornò vide che la donna era nelle mani di Don Ciccillo. Situazione anomala, nel senso che poi lui, quando scopre, torna dal servizio di leva, torna dalla guerra e scopre tutto quello che è successo, ha una reazione rabbiosa. Perché? Sì, ha una reazione rabbiosa. E rabbiosa per il fatto che lui si era un pochino innamorato di questa donna. E poi anche Iozzo, che faceva parte dell'onorata società, tornando, vide una struttura dove lui era quasi assente. Quindi soffriva il ruolo che avevano gli altri. Quindi si voleva ribellare, diciamo. Vediamo adesso la vicenda dal lato della legge. Legge intesa come istituzione, forze dell'ordine, sicurezza pubblica. C'era una caserma dei carabinieri a Bruzzano, era Sì. diciamo, un organico un po' ridotto secondo gli standard odierni e soprattutto i carabinieri, nonostante diciamo, il senso di appartenenza all'arma, alla divisa, avevano comunque degli strumenti di indagine che non sono come quelli attuali. Non avevano le intercettazioni, non avevano i filmati, le cimici e quindi dovevano fare degli interrogatori che, visti con gli standard attuali, potevano sembrare delle forzature, o dovevano comunque sperare nelle delazioni o nelle fonti confidenziali. Secondo te questo ha determinato anche la lunga trattazione giudiziaria della vicenda? Ma allora non è che il mondo fosse tanto diverso rispetto a oggi, quindi anche nella giustizia, dove noi spesso ci incontriamo tempi molto lunghi nel giudizio, anche allora era così. Infatti l'omicidio avviene nel 1919, la sentenza avviene nel 1936, quindi gli anni. E poi c'è una cosa molto indicativa: quando il maresciallo, che scopre altre prove, e scrive al giudice di Catanzaro per riaprire il caso, il giudice di Catanzaro è molto cauto e risponde con una lettera al maresciallo se lui è certo e convinto di riaprire il caso.
perché i parenti delle vittime, gente assai potente, e insabbieranno il caso come è stato già insabbiato precedentemente. A questo proposito io ho trovato pure tre fratelli, che uno era giudice, uno faceva l'avvocato e un altro era appartenente all'onorata società. Quindi, Chissà perché il caso tutte. Oggi si parlerebbe di conflitto di interessi. il conflitto di interesse c'è sempre stato. Sì.